Buonasera e benvenuti dalla redazione di Imperia TV. Il comune di Imperia intende gestire direttamente il porto turistico e chiude le porte in faccia agli investimenti dei privati. Lo ha annunciato ieri sera in consiglio comunale il sindaco Carlo Capacci. Il consiglio ha approvato con ampia maggioranza il piano di azione dell'amministrazione, i particolari nel servizio di oggi. Liberiamo di assumere come servizio pubblico locale la gestione, la valorizzazione e il connesso completamento delle opere per l'approdo turistico del bacino di Porto Maurizio, di affidare la gestione diretta del servizio pubblico locale, come sopra assunto, alla società che si denominerà Go Imperia SRL, ad oggi Imperia Yacht SRL. Questo lo dico agli investitori privati di cui ho letto il nome sui giornali e anche probabilmente di altri che non sono sui giornali, contro i quali non ho assolutamente niente, che stimo assolutamente come imprenditori, però questa amministrazione vi dice che l'amministrazione comunale da me presieduta con onore non rilascerà concessioni demaniali marittime a soggetti privati, ma solo alla propria società in-house. Grazie. L'amministrazione comunale di Imperia dunque chiude le porte in faccia a possibili nuovi investimenti di privati sul porto turistico e lo fa proprio nel giorno in cui l'Azimut di Vitelli, potente e importante gruppo che si occupa di portualità, invia un emissario a Imperia per verificare la possibilità di investire nel bacino turistico. L'annuncio del sindaco Carlo Capacci è stato dato nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera, durante il quale è stato approvato a larga maggioranza il piano di azione dell'amministrazione che prevede che la Imperia Yacht, ormai confluita nella nuova Go Imperia, interamente comunale, prenda in affitto per 40.000 euro al mese il nuovo bacino dalla Porto d'Imperia Spa in fallimento, occupandosi sia dell'ordinaria che della straordinaria manutenzione e assorbendo di fatto i lavoratori attualmente occupati. Un impegno non da poco che rischia di mettere a dura prova le casse del comune capoluogo. La proposta di Capacci è stata illustrata dall'assessore alle finanze Guido Abbo, alla fine è stata votata da tutta la maggioranza e anche dall'opposizione, escluso il gruppo di Forza Italia, i cui esponenti hanno parlato di pericoloso salto nel buio, e di Imperia Riparte di Giuseppe Fossati. La proposta questa mattina è stata formalizzata al Tribunale e ai curatori fallimentari ed è risultata l'unica giunta in tempo utile. Quindi il comune di Imperia torna a essere proprietario del porto. Per discutere della decisione del Consiglio Comunale e delle prospettive per il loro futuro, domani dalle 10 alle 11 i lavoratori della Porto Spa si riuniranno in assemblea con i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL. Dipendenti della Tradeco oggi in sciopero e raccolta dei rifiuti ferma in tutto il comprensorio dei 35 comuni imperiesi. Per venerdì è prevista un'assemblea dei Neturbini a Diano Marina, ma intanto non mancano le polemiche. Vediamo. Come era stato annunciato da tempo e confermato ieri sera dopo un nuovo e infruttuoso incontro in prefettura, ha preso il via oggi lo sciopero dei lavoratori della Tradeco, l'azienda che ha vinto l'appalto per la raccolta dei rifiuti nei 35 comuni dell'Imperiese. Da domani inoltre i Neturbini, applicando la lettera e il regolamento per la sicurezza sul lavoro, non raccoglieranno più i sacchi lasciati all'esterno dei cassonetti e venerdì mattina terranno un'assemblea davanti al Palazzo Comunale di Diano Marina. La diatriba è sempre legata al mancato pagamento degli stipendi che la Tradeco a sua volta imputa al mancato pagamento delle fatture da parte di molti comuni. Per questo la società ha ora ipotizzato di rescindere il contratto con il comune di Imperia a capofila dell'appalto, il che significherebbe che il comprensorio imperiese potrebbe trovarsi a fronteggiare una vera e propria emergenza rifiuti. Intanto non mancano le polemiche. Il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso, ha scritto al prefetto Fiamma Spena per protestare contro la conferma dello sciopero avvenuta soltanto nella tarda serata di ieri, senza che le amministrazioni comunali abbiano potuto informare i cittadini e prendere provvedimenti. Secondo Urso, sussiste il pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona tutelati costituzionalmente. Le possibilità di finanziamenti e di interventi che potranno derivare dal Fondo Sociale Europeo sono stati al centro ieri sera di un incontro promosso dalla Società Operaia di Sanremo. La Regione sta infatti definendo le linee guida degli interventi per il periodo 2014-2020. La riunione si è svolta alla presenza dell'assessore regionale Sergio Rossetti, che ha illustrato le linee guida del Fondo Sociale Europeo. Vediamo. Per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020, allora, quali le linee guida che ha adottato la Regione Liguria?
azione sui giovani per incrementare le competenze dall'orientamento scolastico contro l'esclusione fino alla formazione professionale e quindi la costruzione di filiere, la filiera della produzione dei servizi delle imprese a cui la formazione e l'istruzione si mettono a servizio per costruire nei ragazzi le conoscenze e le competenze utili per il mercato del lavoro. Azioni ovviamente di sostegno alla ricerca e all'innovazione e a tutto il tema dell'occupazione, che è il tema più grosso a cui abbiamo dedicato la stragrande maggioranza delle risorse. Il Fondo Sociale Europeo serve per provare a capire quali sono i bisogni delle imprese, delle aziende, le prospettive e quindi attrezzare i nostri giovani, ma sostenere anche i meno giovani, perché abbiano nello zaino tutte quelle cose di cui hanno bisogno per potersi mettere sul mercato del lavoro in un mondo che è sempre più competitivo. A quanto ammontano i finanziamenti? Noi siamo intorno ai 350 milioni, quindi una cifra importante, abbiamo 13 milioni in meno rispetto al settennio 7-13, quindi una delle poche volte in cui le risorse non sono infinite, ma ci sono. Bisogna riuscire in ogni sistema territoriale e quindi anche l'imperiese come provincia, i territori, l'entroterra, l'agricoltura, il turismo, i porticcioli, a dare un forte segnale in modo che chi si istruisce, si forma sul territorio possa poi trovare le giuste sponde per trovare lavoro. È chiaro che il fondo crea posti di lavoro, ma noi sappiamo che l'inserimento corretto in azienda di una persona preparata facilita anche l'azienda a fare più assunzioni. Per il futuro è necessario pensare a un potenziamento degli ammortizzatori sociali e della cassa integrazione anche per il settore terziario e del turismo. A sostenerlo è il segretario nazionale della Fisascat CISL, Pierangelo Raineri. Vediamo. Nei vari settori produttivi italiani occorre che nei prossimi anni si ripristinino attenzioni particolari agli ammortizzatori sociali, anche alla cassa integrazione in deroga, che interessa settori come quelli del terziario, del turismo, del commercio. Sono settori che senza strumenti di questo tipo ben difficilmente usciranno dalla crisi. Questo importante strumento della cassa integrazione in deroga ha consentito di superare questa fase di crisi, che è stata una crisi molto critica in alcuni settori, anche nei nostri. Quindi bisognerà dare maggior rilievo anche alle azioni da svolgere, maggior capacità di intervento e quindi la cassa integrazione in deroga dovrà essere uno degli ammortizzatori sicuramente da ripristinare, da mantenere in vita e assolutamente andranno progettati anche strumenti alternativi per il domani. Purtroppo i fondi di solidarietà nel nostro paese non si sono sviluppati, potevano essere un'opportunità per la contrattazione, ma finora non lo sono stati. Occorrerà riconsiderare questo tema, prorogare gli attuali strumenti che sono in corso e creare opportunità di sostegno al reddito per le famiglie. Senza sostegno al reddito per le famiglie i consumi non riprenderanno. Se non riprenderanno i consumi nel nostro paese, non riprenderà l'economia. Diventa una sorta di catena che si sta aggrovigliando in questo senso, rispetto alla quale bisognerà effettuare importanti interventi proprio di ripristino degli ammortizzatori sociali. Se tutto andrà come previsto, il relitto della Costa Concordia dovrebbe partire alla volta di Genova lunedì prossimo. Il viaggio durerà diversi giorni e sarà vincolato anche alle condizioni meteo marine. Vediamo. Abbiamo potuto fare una verifica del fondo della nave con i ROV, con questi strumenti, e abbiamo visto che le condizioni del fondo della nave, che ha appoggiato per ormai 9 mesi sul fondale artificiale, è sostanzialmente in buone condizioni, integro. Dovrebbero essere ultimate domani le operazioni relative alla messa in galleggiamento del relitto della Costa Concordia e se tutto proseguirà per il meglio il convoglio potrà lasciare l'isola del Giglio alla volta di Genova già lunedì. Il viaggio durerà alcuni giorni e l'arrivo non è previsto prima di venerdì 25 o sabato 26 luglio in base alle condizioni meteomarine. Il convoglio infatti viaggerà a una velocità massima di 2,5 nodi pari a circa 5 km orari e dovrà godere di onde non superiori a 2,5 metri e vento con forza non superiore ai 15 nodi.
Lo smantellamento del Concordia per Genova significherà impiegare un migliaio di persone per un paio d'anni e potrebbe significare anche il rilancio dell'economia del porto della Lanterna, come ha sottolineato il cardinale Angelo Bagnasco nel ricordare le 32 vittime del naufragio. Un pensiero innanzitutto alle vittime di questa tragedia e ai loro familiari. Siamo lieti che possa arrivare del lavoro per la città, per il porto, e questo sarà un altro segno di fiducia, di speranza, perché senza lavoro non c'è dignità per nessuno, le famiglie non possono sopravvivere e non c'è futuro, quindi non si può pensare al futuro. Deve essere per tutti un motivo di speranza, di fiducia, per guardare avanti in modo costruttivo, perché anche qui vediamo che con la buona volontà di tutti, di molti, di tutti, a cominciare dalla dirigenza, si possono ottenere dei risultati. I lavoratori della Piaggio Aero di Finale Ligure si sentono presi in giro per il cambio di carte in tavola in occasione dell'incontro al Ministero del Lavoro a Roma con la LIAR, l'azienda proprietaria dello stabilimento. La vicenda riguarda lo spostamento della produzione nel nuovo complesso di Villanova d'Albenga con l'avvio delle procedure di mobilità e di cassa integrazione e con un piano industriale che comprende anche le esternalizzazioni. Per questo i lavoratori di Finale ieri hanno presidiato lo stabilimento sfogando tutta la loro amarezza. Vediamo. Sembrerebbe che da una parte dicono una cosa e poi dopo quando tornano qua dicono esattamente il contrario. Sono entrato qua dentro che avevo 17 anni e basta, praticamente ci ho passato tutta la mia vita qua. Ci ho cresciuto due figli, mi sono fatto una famiglia e adesso improvvisamente di punto in bianco diventi un'eccedenza come se non servissi più a niente. Quando non ci sono i presupposti per queste eccedenze, per questi esuberi. Non possiamo più aprire un'altra linea di credito. Abbiamo aperto troppe linee di credito in questi mesi, adesso aspettiamo il saldo, aspettiamo che qualcuno ci dica qualcosa di concreto. La Fondazione Sacra Famiglia, in collaborazione con il Comune di Andorra e i gestori del Luna Park cittadino, come ogni anno, questa mattina ha offerto un momento di svago ai giovani portatori di handicap. All'iniziativa è intervenuto in prima persona anche il sindaco Mauro De Michelis. Vediamo. Un'ottima iniziativa, l'Istituto Sacra Famiglia ha accompagnato i suoi ospiti a divertirsi qua al Luna Park di Andorra, ospitati dalla famiglia Caroleo. Questa famiglia tutti gli anni mette a disposizione di questi disabili l'autoscontro e tutto il Luna Park in modo tale che possano fare una mattina e divertirsi come tutti gli altri ospiti che vengono qui alla sera. Cogliamo questa occasione come tutti gli anni per fare questa manifestazione che facciamo per questi ragazzi. Siamo orgogliosi con la partecipazione del Comune che ci dà l'ospitalità per fare queste cose qua. Siamo qua per l'ennesimo anno, ormai Marco ci invita ogni anno in questa giornata speciale per i nostri ragazzi. I nostri ragazzi sono tutti disabili, adulti, intellettivi. Partecipare a questo evento per loro è importantissimo, per noi pure. È già riabilitante, no? Far parte all'interno di queste, di queste attività, c'è la possibilità per loro di integrarsi insieme alle altre persone, di divertirsi insieme a loro. Noi abbiamo sempre, da quando l'istituto esiste su Andorra, il tentativo è quello di aprirsi al massimo alla società civile, partecipare a tutti gli eventi che si vengono a creare. Quindi io voglio oggi davvero per l'ennesima volta, come ho fatto anche gli anni precedenti, ringraziare Marco che è responsabile qua delle giostre insieme a tutto il suo staff, ringraziare Andrea che ci dà questa opportunità di partecipare a questo evento. I nostri ragazzi sono felici, il ringraziamento migliore è inquadrare loro e vedere come si divertono sulle giostre. Quindi grazie davvero anche all'amministrazione comunale. Anche con loro tutte le attività che svolgiamo cerchiamo di farne insieme all'amministrazione, di integrarci appieno all'interno della società civile del nostro paese.
I carabinieri di Chiavari hanno smascherato un imponente giro di spaccio di stupefacenti tra la Liguria e la Lombardia. Le manette sono scattate ai polsi di 20 persone, italiani, ecuadoregni e marocchini, che si rifornivano di droga a Milano per poi spacciare al dettaglio nel Tiguglio. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati dal comandante della compagnia Carabinieri di Chiavari. Il servizio molto importante per quanto riguarda l'area del Tiguglio, in quanto il personale del nucleo operativo radiomobile della compagnia è riuscito a interrompere una fitta rete di italiani e di ecuadoregni che, rifornendosi nel milanese, rivendevano poi la sostanza stupefacente nella città di Chiavari e nell'hinterland chiavarese. Diciamo che generalmente gli italiani operavano singolarmente, mentre poi gli ecuadoregni, formati in piccoli gruppi, suddividendosi il territorio, andavano a rivendere la sostanza. La particolarità di questi gruppi, soprattutto i gruppi dei Latin King, è che per aumentare la propria posizione all'interno del gruppo si utilizza la violenza. In questo caso avevamo un personaggio che ne voleva uscire e per non permettergli questo l'hanno pestato pesantemente nell'aprile del 2013. Siamo soddisfatti di questa operazione perché soprattutto in questo periodo, nel periodo estivo, abbiamo praticamente rassicurato per i prossimi giorni e ritengo anche per le prossime settimane le famiglie oneste. Nel corso degli accertamenti che sono scaturiti dall'operazione Ninfia Gialla, che ha determinato la chiusura di 3 centri massaggi gestiti da cinesi ad Albenga, Lassio e Imperia e l'emissione di 4 misure cautelari in carceri per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oggi i carabinieri di Alassio hanno denunciato a piede libero una donna cinese di 40 anni, residente a Finale Ligure, titolare di un centro massaggi nella cittadina di residenza, in quanto anche in questo centro venivano offerti massaggi particolari. Il centro massaggi di Finale di conseguenza è stato chiuso. Si mettono in costume per mescolarsi fra i bagnanti e così riescono ad arrestare uno spacciatore di droga. Protagonisti della brillante operazione, i carabinieri di Badalucco e Arma di Taggia, che dopo diversi appostamenti ieri pomeriggio sono riusciti ad arrestare in flagranza di reato uno spacciatore ecuadoregno di 30 anni che agiva quotidianamente in spiaggia d'Arma. I militari hanno anche sequestrato della cannabis e della cocaina già divisa in dosi. Dopo aver trascorso la notte in cella, questa mattina l'arrestato è comparso davanti al giudice del Tribunale di Imperia, che ha convalidato l'arresto e sottoposto il trentenne alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo. Scena da film la scorsa notte nel centro di Sanremo, dove un uomo di 50 anni armato di pistola, per fortuna scacciacani, ha esploso diversi colpi a salve fra via Gioberti e via Roma, seminando il panico. Immediato l'intervento della polizia. Gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno raggiunto il folle nei pressi dell'ufficio postale di via Roma. E questo per cercare di sottrarsi alla cattura è caduto dalle scale, fratturandosi una spalla. Il cinquantenne, che ha fra l'altro diversi precedenti penali, è ora piantonato in ospedale dalla polizia. Il passaggio di una volante della polizia ha scongiurato un furto ai danni dell'agenzia ippica di Viale Matteotti ad Imperia. Ignoti che si sono poi dati precipitosamente alla fuga, facendo perdere le loro tracce, avevano cercato di forzare l'ingresso dell'agenzia, ma il sopraggiungere dei poliziotti li ha costretti a desistere. Ora sono in corso indagini da parte della questura. Ieri pomeriggio ad Alassio si è svolto un servizio di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale, a cui ha preso parte, oltre al personale del commissariato di polizia, anche il personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Municipale Alassina. Nel corso del servizio sono stati controllati 2 cittadini del Bangladesh con regolare permesso di soggiorno, ai quali è stata sequestrata in via amministrativa varia merce. È stata sequestrata anche della merce contraffatta, abbandonata da alcuni ambulanti fuggiti alla vista delle forze dell'ordine. Ed ora facciamo una piccolissima pausa, fra poco.
Andiamo avanti, ultimo appuntamento della rassegna culturale Una Sera con i Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Marino Magliani e Alessandro Zaccurri hanno ricordato lo scrittore Walter Binaghi attraverso le pagine del suo ultimo libro dal titolo Nome al tavolo, Black Jack. Sentiamo. L'autore per scrivere questo libro si è rivolto a un giocatore vero, è così? Sì, io credo proprio di sì, che si sia rivolto a un giocatore vero che io non ho conosciuto e che spero magari di conoscere questa sera. Il più delle volte questi giocatori stanno sempre nell'anonimato e quindi anche, come dire, c'è quel piccolo segreto non soltanto nel libro ma anche in tutto quel progetto del libro che accompagna questa storia. È un thriller? È un thriller senz'altro, è un thriller, la storia di un detective strana, perché non è un detective tout court, però è un detective che è anche un giocatore e che forse si inventa la sua posizione di detective per amore, ecco. Quindi da questo punto di vista è molto anomala la combination tra l'indagine, diciamo, e la trama letteraria che insegue questo gioco del blackjack. Ci sono altri protagonisti? C'è l'amore, senz'altro, c'è una donna e poi c'è quello che Walter Binaghi chiamava, o meglio i grandi critici chiamavano, definivano Walter Binaghi un rabdomante del male. Lui era uno che cercava davvero il male, un po' nella provincia e un po' anche nella Milano, eccetera. Vuoi ricordare il papà? Ma io credo che mio padre sostanzialmente si ricordi da solo, nel senso che è una persona che sicuramente ha cambiato non solo la mia vita ma anche quella di tante altre persone, più che con la letteratura anche proprio con il suo esempio umano, che era quello di una persona che veramente riusciva a trasmettere entusiasmo in ogni cosa che faceva. Questa sera proprio al Casinò di Sanremo viene presentato un libro sul mondo dell'azzardo. Sì, il libro di Walter Binaghi in realtà racconta l'azzardo come l'hanno raccontato grandi scrittori prima di lui, Dostoevskij, Landolfi, più che come gioco, come grande metafora dell'esistenza, come il momento in cui si mette sul piatto tutto della propria vita, si è disposti a perdere tutto, ma c'è un'apposta talmente grande in gioco, c'è una speranza talmente grande, un amore in questo caso talmente grande, che ci si può permettere di rischiare. Più che sul gioco, direi che è un libro proprio sull'amore e sulla ricerca delle proprie origini. Da quando è stato scritto questo libro? Questo libro è stato scritto negli ultimi anni di vita di Walter Binaghi, un libro al quale Walter teneva tantissimo e che in qualche modo rappresentava secondo lui e secondo me, che poi ho voluto pubblicarlo esattamente come lui invece lo aveva scritto, un libro che rappresenta in qualche modo questi anni. Aveva anche quest'idea Walter, cioè l'idea di rappresentare attraverso, diciamo, la narrazione del gioco d'azzardo e di quello che ci gira intorno un po' la cultura di questi anni. Quindi aveva lui, come avevamo noi, un po' quasi la fretta di pubblicarlo, perché era rappresentativo di quelli che lui chiamava gli anni berlusconiani in Italia. Sabato prossimo libera associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con il patrocinio del Comune di Imperia organizza una fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Il ritrovo è previsto per le 20:15 in Piazza della Vittoria per la distribuzione delle fiaccole. Alle 20:45 inizierà la fiaccolata vera e propria con la lettura in itinere delle riflessioni elaborate dai ragazzi delle scuole. In Piazza Dante verranno aperti e letti i cartelloni riportanti i nomi e le foto degli uomini della scorta di Paolo Borsellino.
Subito dopo verrà letta la lettera di Agnese Borsellino. L'arrivo in piazza Nino Bixio, la piazza antistante e la capitaneria di Porto di Oneglia è previsto intorno alle 22 e a seguire ci saranno gli interventi delle autorità, dei giovani e di rappresentanti di associazioni del territorio. È prevista anche la partecipazione della senatrice Donatella Albano, membro della Commissione Antimafia. Torna domenica a Cosio d'Arroscia la tradizionale festa delle erbe con degustazioni, itineranti e intrattenimenti in tutto il paese. A illustrarci il programma della manifestazione è stato il sindaco del piccolo comune della Valle Arroscia, Danilo Gravagno. Domenica a Cosio d'Arroscia torna dunque la festa delle erbe, sindaco Danilo Gravagno. Qual è il programma, che cosa troveremo ad aspettarci a Cosio? Allora, sì, domenica sarete tutti benvenuti alla 10ª edizione della Festa delle Erbe, con l'inizio alle ore 12 in Piazza della Chiesa. E il programma è un menù itinerante per il paese e per il centro storico del paese, dove saranno menù a base di specialità locali, rigorosamente preparate dalla popolazione tutta di Cosio. Quindi specialità locali, prodotti del territorio, le erbe sono quelle di Cosio, della Valle Arroscia, tanti prodotti di Cosio, anche dei paesi vicini, anche qualcosa del vicino Piemonte. Certamente è sempre stata una festa dove abbiamo coinvolto tutta la valle, il tema è sempre sulla linea della cucina bianca, i prodotti sono tutti rigorosamente, ripeto, locali e i componenti sono tutti componenti che sono stati presi dalla località. Assolutamente freschissimi, a chilometro meno di zero. Ci saranno anche bancarelle, vendite di prodotti tipici, anche l'occasione di scoprire gli angoli culturali di Cosio, il Museo delle Erbe, l'oratorio. L'oratorio, non so. Certo, certamente. E per quel giorno lì abbiamo fatto un lavoro enorme, mettendo a festa proprio tutto il centro storico del paese. Ugo Conti, da sempre spalla di Diego Abatantuono, attore e musicista, terrà un concerto venerdì con la sua band in piazza Partigiani ad Alassio. L'appuntamento è per le 21. Ugo Conti proporrà brani di grandi cantautori della musica leggera italiana e anche internazionale. Domani alle 21 su Imperia TV potrete seguire uno speciale su Montagnart, la manifestazione che si è svolta a Mendatica lo scorso fine settimana e che andrà in replica venerdì alle 14.15 e alle 22. Sempre domani alle 21.40 andrà in onda lo speciale dedicato alla festa del grano di Arzeno d'Oneglia, con replica venerdì alle ore 17. E adesso facciamo una piccola pausa e poi ci vedremo subito dopo per il meteo. Ed eccoci con le previsioni meteo a cura di ARPAL Meteo Liguria. Domani è giovedì 17 luglio, bella giornata estiva caratterizzata da tempo stabile, cielo sereno, poco nuvoloso. Locali sviluppi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, temperature in parziale rialzo con locali condizioni di disagio per caldo nelle ore centrali. Umidità sui valori medi, venti calmi o deboli variabili con locali regimi di brezza, mare poco mosso quasi calmo. Segnalazioni della Protezione Civile per il disagio, per il caldo nelle ore centrali, in particolare nelle zone urbane e in quelle interne poco ventilate. Dopodomani, venerdì 18 luglio, ancora bel tempo estivo sulla nostra regione, con cielo sereno, poco nuvoloso e locali addensamenti pomeridiani sui rilievi. Nelle ore centrali si mantengono locali condizioni di disagio per il caldo, umidità sui valori medio-alti, venti calmi o deboli, variabili, con locali regimi di brezza. Mare poco mosso, quasi calmo. Anche per venerdì la segnalazione della Protezione Civile per il disagio, per il caldo nelle ore centrali, in particolare nelle zone urbane e in quelle interne poco ventilate. E con questo ho concluso, grazie per averci seguito e buona serata.